Va bene così. Allora, oggi c'è una splendida giornata di sole e andrei volentieri a visitare Pompei, non so voi. Io non l'ho mai vista. Cioè, ho visto la parte storica, ho visto gli scavi, ma non ho visto la città. Non vi stai guidando. Va bene, perché no? Perché no? Ho pensato di farvi alcune domande. La prima domanda è: quanti di voi hanno i capelli castani? Quasi tutti forse. Ok. Quanti pensano di avere i capelli biondi? Quanti si sentono borderline? È simpatica anche questa cosa. Pensando a questo incontro, pensavo di provare a creare una situazione per dire classifichiamoci, no? Classifichiamoci, biondi, non biondi, mesciati. E moltissimi non hanno neanche alzato le mani. Molti di noi non hanno alzato le mani, io stessa non ho alzato le mani. Tanto per dire quanto ci stanno strette le classifiche. No, non è un po' vero sta cosa. No, cataloghiamo. Ok, di che categoria fai parte tu? Biondi. Non è vero. No, per esempio. Mora. No, un po' meno. E noi facciamo questa cosa quotidianamente con i bambini. Entra un bambino e dice, ok, questo bambino è la norma. Giustamente. Mi state chiedendo perché ho questa palla? Sì. Sì, lo so che me lo chiedete. Io volevo tenerla qui 20 minuti e chiedervelo alla fine. Il mio intento è quello di darvi fastidio. Un rumore di fuoco. Un fastidio. In classe ci sono bambini che danno fastidio per 5 ore consecutive. Alla fine un adulto è esaurito. È vera sta cosa, un adulto è esaurito. Come facciamo a chiedere a un bambino, per cortesia metti giù la palla? Che non sento bene, giusto? Ma come facciamo? Io vorrei lavorare lì. Come facciamo? E io ho uno studio pedagogico e mi occupo di bambini con difficoltà di apprendimento. Tutti i bambini hanno difficoltà di apprendimento. Perché è arrivata una mamma la settimana scorsa e dice, mio figlio è bravo a scuola, è bravo, ha tutti 8. Dico, signora, cosa vuole da me? Potrebbe dare di più. In quest'ottica. Le realtà sono grandissime, le realtà sono tante. Da che parte le vogliamo vedere? Da che parte le vogliamo vedere? Perché se mi metto dalla parte dell'insegnante, ho bisogno che questo bambino metta giù la palla. Se mi metto dalla parte della mamma, ho bisogno che questo bambino faccia i compiti da 10 usando la palla, perché deve essere più bravo degli altri. Se mi metto dalla parte del bambino... Che palle! Sì, grazie. Povero figlio! E dice basta, lasciatemi giocare, lasciatemi annoiare, lasciate che io possa pensare a che cosa sto facendo. I bambini di oggi non hanno il tempo di metabolizzare quello che gli diamo. Allora, si alzano alle 8, vanno a scuola, tornano da scuola, mangiano molto in fretta, vedono 2 cartoni animati, hanno la possibilità di giocare 2 partite a videogioco, poi devono fare i compiti perché prima... poi dopo aver fatto i compiti vanno a tennis, a sera il bambino si ferma e la mamma dice e avete bagnito a letto. Il bambino ha fatto molte cose, non ha imparato niente. Ci sono tantissime angolazioni dalle quali noi giriamo intorno a un bambino, però forse è il caso di guardarlo negli occhi questo bambino.
Allora, io ho iniziato il mio lavoro all'interno di una scuola e venivo trattata come una lebbrosa dagli insegnanti. Avevo i suoi bambini, signora, di pomeriggio si comportano male. Dico, guardi che sono gli stessi bambini che lei ha la mattina. No, sono diversi quando sono con lei. Che siano più spontanei. Per esempio. Vabbè, ma questi sono tutti piccoli episodi che io butto là e poi ognuno di noi ritrova quello che ha vissuto personalmente. Allora ho iniziato nella scuola, però mi sono accorta che i bambini all'interno della scuola non erano troppo stanchi di scuola. Allora sono uscita dalla scuola e ho allestito una casa per loro. Nel senso che hanno una zona dove fanno i compiti, una zona dove chiacchierano, una zona dove fanno casino, una zona dove si siedono per terra e una zona dove disegnano sulle pareti. Non disegnano sulle pareti, ricoperto le pareti in modo che non disegnano proprio sulle pareti. Allora, quando il genitore entra e mi dice vorrei che mio figlio prendesse ripetizioni di inglese. Signora, dico inglese. Allora spiego che cosa facciamo noi nel centro. Quando un bambino attraversa questa porta, dico, entra dentro ad un contesto dove ritrova uno spazio familiare. E questo è fondamentale, perché esca dalla scuola e si trovi in un contesto che lo accoglie. È circondato da coetanei o da bambini più piccoli e più grandi, perché i gruppi sono misti, può fare i compiti facendo altre attività. Ma mio figlio è dislessico, quasi tutti, vengono qua solo quelli. Però dislessia vuol dire tante cose. Vi descrivo delle chicche. Da noi tutti i ragazzi hanno un soprannome, che siccome che è molto lungo, ma non posso dirlo perché siamo, e poi già siamo ripresi, e poi già in centro è tutto su YouTube, e quindi non li posso dire. Quindi mi toglie questa cosa molto divertente. Comunque è un soprannome che sottolinea un aspetto particolare di loro stessi, ed è un soprannome che quasi quasi un po' alla volta si danno da soli. Per cui abbiamo un bambino che ripete sempre le cose 6 volte e lo chiamiamo con le iniziali del suo nome, fate conto si chiami, non so, Michele, diventa Mimì, perché ripete tutto. E abbiamo un altro con un difettino di pronuncia, ma veramente simpatico, e si chiama col titolo di una canzone che contiene quella parola. Il bambino è al centro con tutte le sue caratteristiche, con tutte le sue differenze, con tutta la sua potenza. Non si sa come mai i bambini stanno bene in questo contesto. I bambini in 2 ore vanno a casa con i compiti fatti, ma hanno addirittura avanzato il tempo per fare la merenda e per stare insieme. E per scambiare una canzone con, come si chiama, il Bluetooth, con il telefono. Cioè, c'è uno spazio per lui, c'è uno spazio per questo bambino, c'è uno spazio per questo ragazzo. E c'è una persona, anzi un gruppo, un'equipe di persone disposti ad ascoltarli in tutte le loro caratteristiche. Ora, io non credo che questo spazio sia diverso da tutti gli altri contesti nei quali il bambino vive quotidianamente. Non credo proprio. Non credo ci sia nulla di eccezionale. Credo che siamo preparati per il bambino. Dovremmo, e qui entro nel tema del convegno, mettere al centro la pedagogia. In che senso metto al centro la pedagogia? Se io sono un insegnante che ha un programma da portare a termine, per esperienza vi assicuro
che se mettete di lato un programma e centrate la vostra attenzione sul bambino, il programma si fa da solo. Il programma va avanti da solo e molto, molto più velocemente. Perché è diventa uno strumento per stare insieme. Diventa un sistema per mettersi in gioco. Ora ditemi quanti dei ragazzini che sono seduti in classe amano la geometria. La geometria. Ce n'è uno per classe che riesce a fare i problemi. Due. Sono ottimista. Tre. Però, se io invece di parlare del problema di geometria gli sposto il contesto del problema e lo porto su altri tipi di ragionamenti, quando il bambino legge il problema dice: facilissimo. Ora, voi mi direte che sono cose semplici. Prima il dottor Spagnolo diceva: non scriviamo niente. È vero che non scriviamo niente, perché quello che faccio io già mi sembra troppo semplicistico parlarne a voi. Dire che scelgo di prendere i tavoli bianchi, gialli, verdi, che scelgo di mettere a disposizione penne di tre colori invece che di 100, che scelgo di dire: ragazzi, lasciate a casa i vostri installazioni, usiamo solo le mie cose, mi sembrano cose piccole in confronto ai grandi ragionamenti di ordine mondiale che si fanno su ricerche spaziali. Però i bambini giustamente cercano una cosa piccola, non cercano la cosa gigantesca fin da subito, quella più tardi. I bambini cercano la cosa piccola, il dettaglio. Arriva una mamma e mi dice: ieri è stato interrogato in matematica e ha preso 4. Come mai? Ci è venuto a casa un volto che un conto è parlare davanti a te, che gli sorridi e gli dici: ce la puoi fare. Un conto è andare davanti alla professoressa di matematica, che ha quella faccia brutta, arrabbiata e cattiva, che si vede tanto ma tantissimo che non lo può capire e non riesce manco a parlare. Per cui non è proprio riuscito a dire una parola. Allora, io lo so che gli insegnanti che sono presenti qui in sala sono diversi, perché siete qui. Però quanti insegnanti non vedono il bambino, non lo vedono proprio. Vedono 4 verifiche in un quadrimestre, 2 interrogazioni, un sacco di compiti da correggere, le lezioni da preparare. Mettiamo da parte questa cosa e parliamo al bambino, al ragazzo. Usiamoli gli strumenti dispensativi, compensativi e tutte queste cose qui. Però in funzione delle sue capacità. Ma io, per scoprire le sue capacità, devo parlare con questo bambino. Devo ascoltarlo. Devo fare in modo che i miei occhi entrino nei suoi e viceversa. Ma questa non è poesia, perché molto spesso si confonde la pedagogia con la poesia e il sogno sull'uomo. Signori, stiamo sbagliando questa cosa. La pedagogia non è una poesia, è un sistema di accoglienza, è un metodo di accoglienza, è molte cose, è un insieme di metodi, è un andare verso la persona. Sono d'accordo che non tutti possono fare questo lavoro, ma per fortuna. Io non potrei mai fare il dottore, neanche l'ingegnere, non sarei in grado, non sarei capace, non è la mia passione. Passione. È una parola ambigua questa qui, nel senso che si parla di passione come di una cosa che va lasciata fuori dalla professione. E invece il bambino lo sente quando ha davanti qualcuno con la passione dentro, che, sottolineo, non è poesia. Torno al genitore che ha varcato la soglia del mio centro e dice: ho bisogno di ripetizione di inglese. La prima cosa che gli chiedo è: quanto tempo ha, signora, in questo momento?
5 minuti sono passata giusto per prendere informazioni. Dico, fissi un appuntamento di un'ora se vuole che il bambino entri qui dentro. Perché io ho bisogno di parlare con lei, perché noi lavoriamo in questo modo. E gli spiego come lavoriamo. Ho bisogno di parlare col genitore perché mi spieghi chi è suo figlio dal suo punto di vista. Devo saperla questa cosa. Ho bisogno di sapere come si esprime a casa. Ho bisogno di sapere se è un tipo mansueto, un tipo creativo, un tipo tranquillo, un tipo violento, un tipo che si arrabbia in fretta oppure no. Ho bisogno di sapere quando ha preso la matita in mano per la prima volta. Ho bisogno di entrare in famiglia. E ho bisogno anche che tra me e il genitore ci sia un accordo. Perché io non faccio fare i compiti a tuo figlio, io lo educo allo studio. È diverso. Perché i compiti li fa fare chiunque. Cioè siamo andati tutti a scuola fino alla terza media, quindi fino a lì abbiamo tutti le stesse competenze. Ma educare allo studio è diverso, perché ognuno di noi studia in maniera diversa. Io studio bene dalle 11 alle 2 di notte, perché c'è silenzio e non c'è altro da fare. Ci sarebbe, però, mi costringo. Studio bene in quella fascia oraria, perché c'è un funzionamento veloce. Invece se devo produrre, mi alzo alle 4 del mattino, perché ho bisogno che il cervello si sgombri. Ma queste cose le ho scoperte strada facendo.